Io credo innanzitutto collegare, non con maggiore attenzione. Bisogna fare le gare, cosa che prima non si faceva. Io per essere un po' più tranquilla anche rispetto a questo problema che lei ha appena evidenziato, ho parlato con l'onorevole Bratti, che si occupava della commissione antimafia, ma si occupava soprattutto del ciclo dei rifiuti. E lui ha evidenziato che in Calabria le mafie, diciamo che hanno spostato il loro interesse dalla discarica al trasporto, perché spesso i rifiuti sono andati fuori o spesso i rifiuti dalle altre regioni sono arrivate in Calabria. Quindi anche rispetto a questo noi abbiamo avuto una grande attenzione, nel senso che laddove abbiamo fatto le gare e alcuni privati dovevano fare il trasporto, abbiamo richiesto che vi fosse trasparenza anche nei subappalti. Abbiamo applicato la legge, non abbiamo fatto cose eccezionali. Sembra eccezionale perché per la prima volta questa giunta regionale ha messo in campo un'attività del genere, non era stata mai fatta. Tra le questioni più spinose c'è innanzitutto il caso Lamezia, che il 5 novembre scorso ha portato la magistratura ad aprire un'inchiesta. 7 gli indagati per interruzione di pubblico servizio, tra i responsabili della Multiservizi e della Daneco, le società addette alla raccolta ed al conferimento. Ma per l'Arizzo si è trattato di problemi legati al maltempo e alla contingenza. La Daneco è una società che ha avuto grossissime difficoltà. Oggi c'è una situazione di fatto che la società non è più in grado di gestire, per cui è a termine la gara. Dobbiamo andare a una nuova aggiudicazione. In questo momento c'è un'amministrazione controllata, per cui si sta lavorando così. Ma i problemi fondamentali che si sono verificati sono stati legati purtroppo al maltempo e abbiamo avuto dei seri problemi alle centraline elettriche, quindi abbiamo avuto uno stop dell'impianto di Lamezia e questo a cascata naturalmente ha creato problemi. Nelle more purtroppo la situazione meteorologica si è aggravata, per cui abbiamo avuto anche problemi sull'impianto di San Vatello, per cui effettivamente per una settimana la regione Calabria ha sofferto. Abbiamo comunque risposto alle emergenza proprio perché la nostra pianificazione è stata tale da poter dare delle risposte, ma per la prima volta negli ultimi 4 anni in qualche comune calabrese si è visto qualche cumulo di immondizia. I rifiuti possono essere una risorsa, è il refrain, ma in che modo e per chi? Dai dati ufficiali comunicati dai comuni all'ARPACAL, la raccolta differenziata nel 2017 era al 35,6%. In crescita del 4,4% rispetto all'anno precedente, ma con picchi verso il basso a volte quasi imbarazzanti. Perché se la provincia più virtuosa è quella di Cosenza, col 47%, quella di Crotone segna appena il 21,4%. E anche da questi dati, dal livello di quantità e qualità dei rifiuti differenziati, dipendono le tariffe pagate dai cittadini. Non soltanto però, sottolinea l'Arizzo, perché in questo quadro sono i comuni che devono assumersi precise responsabilità per poter fare cassa con i rifiuti. Nel momento in cui dovessero venire meno i finanziamenti pubblici, crede che una gestione corretta dei rifiuti e del ciclo dei rifiuti possa essere economicamente sostenibile per i comuni calabresi? Io credo di sì, se la raccolta differenziata viene fatta in maniera pulita, nel senso che oggi ancora noi non siamo in grado di mandare in discarica il 20%, mandiamo in discarica il 50%, quindi questo significa che ancora la raccolta differenziata non viene fatta come dovrebbe essere fatta. È anche giusto che il pubblico sappia che mantenendo le deleghe e quindi rivolgendosi anche al CONAI o comunque a tutti i consorzi di filiera può avere dei risparmi fondamentali. Faccio un esempio molto semplice: la carta oggi costa più o meno 80 euro a tonnellata. Se si fa una raccolta differenziata che ha pulizia che va oltre il 97%, quindi con un inquinamento del 3%, non si paga nulla. Quindi, come vede, ci possono essere grandi fonti di risparmio. Dobbiamo fare un investimento sulla filiera corta, ci manca l'ultimo miglio, ci mancano cioè quelle aziende che in Calabria trasformano il residuo della plastica, della carta, del cartone e quant'altro. Dobbiamo, come Regione Calabria, incentivare questo tipo di aziende e possiamo farlo nella nuova programmazione che dobbiamo andare ad affrontare.